Ciao a tutti e bentornati su Dragon Age. Come vedete, anche oggi sono sporco di sangue, un po' di meno, a dire la verità. Ho notato che le mie risorse di ferro, come era là, insomma, la radice elfica, mi pare si chiami, erano un po' basse, ho rifatto un po' di rimpolpata. E poi mi sono accorto che mancava una parte di dialoghi con Sera, che ho fatto e vi mostrerò adesso al volo. Questa domanda non gliel'abbiamo mai fatto. Devo scassinare quello. Aspetta, parlami del tuo passato. Chi ti ha addestrato? Solo quando voglio vantarmi. Not a day's effort for the naturally gifted like us. Well, it's not like that. It takes work. A bit. Not like Cullen and his pets. I mean, you miss, then you don't. Is it that hard to see when it's wrong? Sei un talento naturale. Most I know couldn't find an arrow sitting on it. Right. Maybe I just make it look easy in shite company. Fact still is, no teacher. Where would I find one in alleyways anyway? Sei strana per essere un'elfa. Sì, ma è strana in un modo simpatico. How about the basics? Where are you from? I got that from the accent. Where in Ferelden? Okay, fine. Denerim for a bit. South, north, wherever I want. Niente segreti, non glielo posso, non c'ho sto rapporto con lei. Ok. Vabbè, a questo punto te lo devo dire, dai. No, no, era un complimento. Ma ecco, cosa c'è invece per te di valore? There's nothing to learn from any of that history. Yes, don't do that. What? We lost so bad there was nothing left. You figure out what they wore on their deathbed. You wear it. Waste of time. We'll talk later. Sì, aspetta, che c'era quel. Ready for waiting. Devo scassinare qualcosa. Ci sono le. What? The doors under the chantry? Esatto. Places have doors. I just wasn't interested in poking through some sister's breeches. Whatever floats you. Consider them open. Grande. Detto questo, abbiamo questa grandissima opzione di poter vedere finalmente cosa c'è sotto la chiesa. E immagino che prima vedremo Vivienne, racconteremo dei Templari e immagino ci sarà una qualche sequenza filmata. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in the city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses as well as the capital. La chiesa e il sistema. Ah, oh, perché sta cosa del mouse over, maledizione. L'idea è che abbiamo fatto bene andarci perché siamo stati testimoni, abbiamo fatto qualche contatto, abbiamo incontrato persone interessanti. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the order somewhere. But to do what? My reports have been very odd. Cioè, Liliana? We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Io personalmente voglio andare dai maghi. Che ve devo dire? Giusto perché quello mi sta molto sulle palle. Certo, Cullen non approverà. Però questo è. I could at least find out what the mages want. Cassandra disapprova. No doubt what they've always wanted. Support for their cause.
We shouldn't discount Redcliffe. The Majors may be worth the. Vedi che Josephine mi sostiene. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Può essere rischioso, è vero. So it'll be dangerous. I've been in danger since I walked out of the Fade. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave, the same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. Va bene. Liliana, c'è altre news? There is one other matter. Immaginavo. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have Grey Wardens. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. È più facile che siano scomparsi perché cercavano di impedire qualcosa e poi siano stati distrutti. Non ci credo che sono loro gli artefici. Perché mi stai dicendo questo? Tu quale cosa pensi? Vai, quali sono le tue ipotesi? Do you have proof? It could just be a coincidence. The others have disregarded my suspicion, but I No, hai fatto bene a parlarne. Two days ago, my agents in the Hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind... Assolutamente. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Vale la pena cercare. I custodi grigi. Pam pam pam. Allora, però io... A parte che ci sta una nuova missione là adesso, per qualche motivo. Ma voglio... Ci stava Vivienne da questo... Potere 2. Ecco Vivienne. Parliamo con Vivienne. C'è proprio un sacco di operazioni disponibili, raga. Ve lo dico, non è come le missioni secondarie di... le terre centrali. Cioè, queste cose dovrebbero essere un po' più interessanti e le faremo. E come se le faremo. Solus. I believe he was called. Esatto. I admit I was surprised. I didn't expect to find mages among the Ci sottovalutavi? Tell me, why were you at the Divine Conclave? La domanda è un'altra, perché gli rispongono così? I ribelli sono eretici, questo caos nuoce a tutti, vero? Il circolo va risanato. Per come la intendono loro, no, per come la intendo io sì. I Templari se la sono cercata. Cosa? Mi sembra che si sono solo staccati. I maghi devono essere liberi. Sì. Ma con delle regole, come per ogni altra cosa. Quindi direi per ora. Questo caso non c'ho a tutti. The war benefits no one. It must end. Approva molto, Viviane. If only the rebels saw things so clearly. Justinia's death has shattered the balance of power in Thedas. If it is not restored quickly, countless lives will be lost. Mages, Templars, innocent people of all kinds now look to the Inquisition to decide their fate. Influirete sulla decisione, il loro destino è loro. No, no. Io farò del mio meglio, poi gli altri che mi seguissero. I'll try not to let them down. Failure is a luxury we cannot afford, my dear. I know. For almost 1,000 years, the world believed it was in the hands of the Maker. And now many believe you are the agent of his will. Whatever the truth is, that belief gives you power. Andraste ha scelto me. No. Userò questo potere che mi è stato attribuito. Io, onestamente, non volevo. Però, comunque l'importante è che possiamo cambiare le cose. If that's true. Disapprova leggermente. I suppose we'll see. I've stolen enough of your time, my dear. Don't let me keep you. Allora, continuiamo a parlare perché qui come al solito te cacciano dalle conversazioni, yes? Poi ci devi rientrare. Voglio aiutare il circolo, non importa. Allora, parlatemi del circolo. I wanted to ask you about the Circle of Magi. Of course. What do you wish to know? Niente per ora. No, ok, non era stato sciolto, come si viveva nel circolo? Parliamo dall'inizio di come si viveva.
What was it like to live in a circle? My dear, your question is the root of all problems with mages. I cannot tell you. Every circle was different. Their Templars were different, their politics unique. And every person within each tower had an experience of circle life unique to themselves. Some people suffered and some were content. Some were cruel, some compassionate, and some indifferent. The same is true of people everywhere. Appunto. In all circumstances, whether they are mages or not. E nel tuo circolo? So, tell me about your personal experience with the circle. I enjoyed life in the Montsimard circle, my dear. It my was an dear. Edifice devoted to knowledge and refinement. And mages need the company of other mages. No one else can truly understand the challenges we face, nor see the world. Fortuna che c'hai Solas. Allora, com'era vivere segregati? Secondo me lei non la vede così. You must have been under constant supervision, being forced by Templars to live in the tower. Was that hard to endure? My dear, I have a suite in the palace and a wing at my dear Duke Bastien's estate. I've never been forced to live anywhere. Okay. Most circles allowed mages to live away from the tower, either on their own or in service to the nobility. All that was required was permission from the first enchanter. Ah, okay. Some circles were harsher in their restrictions. Kirkwall was Kirkwall, piaccia del secondo. Most l'ho were visto. Quite permissive, perhaps too permissive in retrospect. Non so. E quindi adesso non è stato scelto. The circle is an idea, my dear, and an idea cannot be dissolved. Many of the first enchanters voted for rebellion, caring little that anything short of a unanimous decision would pit mage against mage. Rather than dissolving it, Grand Enchanter Fiona's vote split the circle in two. The rebels follow her, the loyalists follow me. Perché non succede if you lead all the loyalists, why are you only first enchanter, not grand enchanter? Grand enchanters are elected, and since there are no first enchanters besides myself, no vote can be held. I could name myself grand enchanter, but the title holds no meaning now. When the circles are restored, that will change. Come è scoppiata la ribellione? How did we come to this state where the circles in revolt? A failure of perspective that infected circle leadership. Mages lived solely in a world of Templars and mages. They could not even imagine what was beyond the tower walls. Kirkwall gave the world a reason to remember its fear of magic. A mage killed hundreds with a snap of their fingers. Across Thedas, a new tangible fear of magic grew. Commoners and nobles alike called out to the Chantry for protection. Sì, certo, xenofobia è sempre quella. Nothing of this. They cared only for themselves and for their anger at the new Templar restrictions. No, no, ci vuole equilibrio, quello è il discorso. To assassinate Divine Justinia again. The mages protested the investigation. The leadership chose to vote on independence based on the intolerable conditions imposed by the Templars, sparing no thought to the fact that magic was more feared in the aftermath of these attacks than it had been since. Ma ci vuole un genio a capirlo, eh? So long as they had their freedom, they could care little for riots, angry mobs, or about pitting mages against each other. Maghi contro maghi, conosci... No, voglio sapere il rapporto con Fiona. Are you familiar with Grand Enchanter Fiona? We've met. Before her horrendously ill-timed and selfish vote for independence, I thought her adequate at her job. In her dotage, she could not handle looking after the well-being of so many people. We would have done better to replace her years ago, to let her spend time gardening. Mazza, oh, che stilettata che gli ha tirato. I thought the fighting was only between mages and Templars. Why are mages fighting mages? Indovina. The vote for independence was carried by only a small margin, but Fiona chose to let the motion stand. Those who opposed a rash declaration of war against the entire free world had little choice. By breaking from the Chantry when they did, the rebels declared themselves in support of mass murder. Questo non lo so, non la vedrei forse così proprio, però. The slaughter of innocents was forced to take arms against the rebels. Cioè, a quanto capito si stanno scagliando contro i Templari, non contro innocenti, però.
In the aftermath of their terrorist attacks? Was that really the most opportune time to break away? By all means, protest abuses by the Templars. Just don't do it in a way that says mages support wholesale murder. By voting when they did, my colleagues all but declared war upon the ordinary people of Thedas. Non sono sicuro di essere d'accordo con te. Which we are outnumbered 100 to 1. Sì, aspetta, che qui c'è stava un'altra cosa che... Yes? Se io ti dicessi che voglio aiutare il circolo, tu cosa mi risponderesti? Is there anything I can do to help your efforts at restoring the circle? After the circles fell, their libraries were plundered by scavengers. 1,000 years of recorded knowledge in the hands of bandits. It makes me sick to think of it. I've received news that some tomes have been located, if you are interested in writing okay. this wrong. Assolutamente. I'll look into it for you. If you can take care of this matter, the circle would be in your debt. Molto volentieri. E qui si stanno parlando di Iron Bull, che ho avuto qualche spoiler su Iron Bull, ve lo dico, veramente minore, roba che gira su internet, se non aveste mai visto i suoi video sessuali su YouTube, vi consiglio di vederli, vi crepate dalle risate. Ok, andiamo avanti. What can your Bull's chargers offer the Inquisition? We're loyal, we're le furie taurine. Ask around Valroyo, we've got references. Ok, parlami del tuo capo. What should I know about your commander? Iron Bull. He's one of those Canari, the big guys with the horns. Sì, ho presente. He leads from the front. He pays well and he's a lot smarter than the last bastard I worked for. Ha una voce veramente strana, soldato. We accept contracts with whoever makes the first real offer. Mm. The first time he's gone out of his way to pick a side. Ah, ecco, cioè non vuole sordi perché non ce l'ho. Però... Why did your commander send us this information? Iron Bull wants to work for the Inquisition. Doing good work. Accetto, diretto proprio. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Ok. Bella frate, rimani qua. Ok. Dicevamo. Ma fammi sentire un attimo Giselle se vuole candidarsi, perché. More healing drops for Giselle. I agree. Thank you. No, purtroppo niente. Avrei veramente voluto proporle a lei di candidarsi per diventare la prossima divina. Allora, ci sono tutte porte chiuse che adesso dovrebbero essere aperte grazie a Sera. Che sera, sera. Vivian, we be. Discepoli d'Andraste. Leggi. Sposa del creatore. Ammazzanta roba. Ok. Loto dell'alba. Bello. La città nera. Ok. Poi. Abbiamo altre porte qua. Alghe. Depredaure qua. Radice elfica, erbesia. Vabbè, meglio di niente. Qui era vuoto. Grande amarezza. Dai, che c'è stava qualcos'altro. Appunti fuori posto. Appunti di uno degli eruditi responsabili della ricostruzione di Heaven, pare facessero parte di una sorta di libro mastro. Ci sono volute settimane a scrostare pietre imbrattate di sangue, due sono le cose. O la pietra è più porosa di quanto pensassi, o solo il creatore sa quanto sangue ci fosse. Quanta gente è morta? Cioè, quindi proprio bello sto posto. Per fortuna non ho avuto a che fare con gli altari sacrificali trovati dai primi giunti sul posto. Chi ci stava qua prima, regà? Quelle cose orribili sono state buttate giù da un burrone, o almeno credo. Perciò resta solo il problema delle macchie di sangue sui muri e pavimenti. Se non verranno via, chiederò che vengano coperte con malta fresca. A parte questo, devo ammettere che Heaven è un posto splendido e lavorando nei sotterranei sono emersi quelli che sembrano appunti di fratello Ferdinand genitivi. Fu trattenuto qui per settimane prima di essere trovato dall'eroe del Ferelden. Che infatti mi par di ricordare. Qui non c'è nient'altro.
Onestamente sì, abbiamo trovato un'erba rara, però mi immaginavo qualcosa di molto più eccitante. Babbini, adesso io darei un'occhiata di nuovo a tutte le missioni che abbiamo disponibili e cercherei di pianificare esattamente qualcosa. O forse prima parlo con Josephine. O Joseph. C'era nient'altro qua, non mi ricordo. No. Ok. Intanto c'avevo niente da consegnare? No. Vabbè, ma basta. Qua. Manco te parlo. Josephine. Mi sembrava che già ne avessimo parlato, qualcosa da riferire? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Any visiting dignitaries I should watch out for? None in particular. Our guests are well pleased with what they've seen. E non t'avevo chiesto invece dei nostri alleati. What do the people make? Despite our fame, we're low riguardo i nostri alleati? Allies. We must aim for more. Any thoughts on the people here? Who did you mean? Parliamo dei guerrieri. Cassandra. I was thinking of Cassandra. Seeker Pentagast is a princess of the Kingdom of Nevara, although that barely seems important to her. She was not interested when I asked if we might make use of her royal relations. La capisco benissimo. Still, the Inquisition would not have formed without Cassandra. She's an extraordinarily driven woman. E parliamo di Solas e Vivienne. What's your impression of Solas? I suppose I should be wary of an apostate, but our elven mage has conducted himself with the infatti non mi sembra che si possa considerare rivoltoso. Fascinating stories. Questo affascinanti in corsivo cosa ci rappresenta? Vivienne? What do you think of Vivienne? We've met a few times before at court. She remains a truly accomplished player of the game. So long as her interests align with yours, Madame Vivienne will be a most valuable ally. Ok. Parliamo dei più ribelli, che sarebbe a dire i ladri. I was thinking of Varric. Oh, I could listen to his tales for hours. He actually let me read a chapter of his next book he's writing. My friends would be sick with envy if they knew. It's excellent, but a bit different from his past works. Only solo tre decapitazioni. I'd love to know how you and Sarah get along. I know she extracts gossip from the servants, and she keeps prying into things. Sarah's ability to vanish whenever her mischief's discovered must come in handy, however. A me è già risultata utile. Ok, è stato molto istruttivo, Josephine, grazie. Dicevamo, prima di entrare nella sala, cosa abbiamo? Paladini dei giusti, raggiungere la sala di guerra lo stiamo per fare. Sussurri nel buio, vai a Redcliffe e mettiti in contatto con i maghi. E questo probabilmente ci inimicherebbe Vivienne. Tocca tenerlo presente. Il custode solitario cerca Blackwall nelle terre centrali. Un certo Blackwall nelle terre centrali del Fereld impara a indossare l'uniforme dei custodi grigi ora che gran parte dell'ordine dei custodi è svanito nel nulla in seguito alla morte della divina. Blackwall andrebbe intercettato e interrogato. Il capitano delle furie, un guerriero con ari che si fa chiamare il Toro di Ferro, offre all'Inquisizione il proprio aiuto e quello della sua compagnia di mercenari, le furie taurine. Incubi rossi, l'abbiamo visto, è quello dell'Irim rosso, che pure quello per ora non ci siamo a livello per farlo. Aiuta la prima incantatrice, Vivienne desidera riparare ai danni subiti al suo dorato circolo dei maghi nella speranza di portarlo alla gloria di un tempo. Potreste aiutarla recuperando filatteri e tomi andati perduti dopo la caduta dei circoli. Sacra pianura, accesso occidentale. Ce n'è uno nelle terre centrali, però. La palude desolata. Soldati dell'Inquisizione sono stati dati tipo dispersi. E ci vorrei andare, pure. Però penso che prima tocca radunare tutti i follower possibili. Collezionista di frammenti. Nuove informazioni. Terre centrali abbiamo di tutto. Di tutto. E questo ci manca la serratura feraldiana. La costa tempestosa è un altro. Ok, allora decidiamo tra i follower cosa ci potrebbe interessare di più. Qui abbiamo un
custode Blackwall, che immagino sia un mano, arma una mano e scudo. Qui abbiamo le furie taurine con toro di ferro, che penso sia un Qunari che combatte a due mani, cosa che mi servirebbe più di Cassandra al momento. Quindi andiamo a vedere toro di ferro. È un'idea. E ci vediamo al prossimo episodio.